Ciao Stefano, eh, sono all'Italian American Club che la domenica mattina qui a Clearwater in Florida eh, ha un sacco di italiani, italoamericani che giocano a bocce e allora qua abbiamo un partecipante del club degli amici, Amici Club che è un club molto esclusivo e, e quindi adesso chiediamo a lui eh, qualche informazione, insomma quello che alcuni italiani come lui pensano appunto di queste elezioni. Quindi la prima la domanda è cosa voteresti? Clinton oppure. Ti dico, dico la verità, io non è che devo dire chi ho votato, come ho votato, sono neutrale, dunque non posso dire a chi ho votato e a chi non ho votato. Per me, per me uno o l'altro mi fa piacere, solo ho piacere un buon presidente, una buona direzione per questa nazione. Certo, però sai che la Hillary seguirà sicuramente le, le politiche che sta facendo adesso Obama, quindi tu cosa pensi, che sia uh, buono seguire la stessa politica che, che sta facendo Obama oppure che vorresti migliorare qualcosa? No, ci deve essere un cambiamento, questo cambiamento non si sa, quando il nuovo Presidente arriverà si vedrà il cambiamento, può darsi che va di bene, può darsi che va discreto, di non si può accertare cos'è. Certo. Prima si arriva con un presidente che sa quello che fa. Insomma. Vogliamo migliorare l'America, la nazione e anche il popolo che si è stanchi di essere sempre uguali. Abbiamo bisogno di un cambiamento, un cambiamento generale, sì, di lavoro, di situazione anche, anche di, di, di protezione. Certo, ecco invece a proposito di protezione, eh, Trump pare che sia visto in, in Europa come un personaggio pericoloso perché lui si vuole avvicinare alla Russia eh, di Putin, quindi tu come vedi i russi come dei nemici oppure c'è qualcosa? Ora, ora guarda ci troviamo, in momento, ci, ci, ci troviamo in un momento di un ragionamento sbagliato perché non voglio partecipare a rispondere a una risposta che non sono competente, sia della Russia che sia delle, delle, delle condizioni delle nazioni. Allora cerco di non avere questa risposta. Ok, allora vediamo che cosa succede. Vediamo Alcune, chi vince. Sì, dell'uno che dell'altro, Vi do, do un buon augurio e che riesce tutto per bene, sia da una parte che dall'altra. Dai perfetto, allora grazie, ok grazie. dai grazie, grazie, grazie aver, di avermi aver dentro questa intervista, eh, ho piacere qualche altra volta se ci si continua ancora con un'altra intervista insomma. E abbiamo uno dei fondatori della, della, del, diciamo della Lega della, delle Bocce qua come vedete dietro che stanno giocando a bocce e quindi si chiama Roberto. E... E quindi gli chiediamo a lui mh, che cosa ne pensa delle elezioni, Hillary o mh, Trump e perché? Well, io definitivamente penso che abbiamo bisogno dei cambiamenti drastici per gli Stati Uniti perché abbiamo bisogno di migliorare l'economia, perché un'economia forte produce un, uno Stato forte. È uno Stato forte vuol dire che diventa politicamente forte, se no eh, con la debolezza evidentemente non si va avanti, bisogna, bisogna avere una nazione, deve essere unita, deve essere forte eh, in, tutti, in tutti i livelli, per cui io sono con Trump semplicemente perché è uno che ha dimostrato di sapere guadagnare soldi. Invece eh, l'altra presidentessa non è stata mai capace di vendere nemmeno una caramella a nessuno. Per cui questa qua è la mia opinione. Certo. Ecco, quindi perché Hillary continuerebbe le stesse politiche di Obama. Quindi tu pensi che bisogna fare un cambiamento? Yeah, Obama è stato un bravo presidente per dire la verità, ha fatto, tante, ha fatto tante cose, però attraverso queste cose ha fatto anche delle cose che io non vado d'accordo. Eh, però penso che abbiamo Hillary Clinton che continua a parlare che lei gli vuole bene ai bambini. Eh, lei aiuta, ha aiutato tanti bambini vuole continuare a aiutare i bambini è una cosa nobile, e bella ma noi altri abbiamo bisogno di eh, ristrutturare la nostra industria negli Stati Uniti è la prima cosa e poi si prenderanno cura anche dei bambini certamente, e eh, delle donne, di tutto no? però abbiamo bisogno di riportare indietro tutti i cavalli che sono scappati via dalla stalla Ok, e per quanto riguarda Trump, um, pare che in, in Europa viene visto come un personaggio pericoloso, perché lui si vuole avvicinare alla Russia, a Putin. Quindi tu com'è che vedi i russi? Li vedi come dei nemici? I russi sono stati sempre nemici degli Stati Uniti eh, già dalla Prima Guerra Mondiale, per cui qua non ci stupiamo che eh, eh, la Russia... La Russia è viva oggi, è anche all'Italia, grazie agli Stati Uniti che sono intervenuti nella seconda guerra mondiale. Se no, oggi qua in America si parlerebbe il tedesco e saremmo tutti schiavi dei tedeschi, perché loro avevano intenzione solo di fare quello, di portare tutti sotto la loro schiavitù. Per cui eh, se in Europa c'è questa eh, tendenza di pensare che eh, Trump, Donald Trump sarà un presidente pericoloso. Mi fa piacere, mi fa piacere perché deve, deve creare dei pericoli eh, e deve, deve ammunire queste nazioni che ce l'hanno contro l'Europa, contro gli Stati Uniti, contro gli ebrei. Questo qua è un problema che dura più di 3000 anni. Okay. È un problema che dura più di 3.000 anni. Abbiamo bisogno di un presidente forte, convinto, deciso, che non ha paura di dirgli al nemico di fare i cavoli suoi, se no prenderanno botte. Perfetto, grazie, l'intervista è finita. Grazie, Roberto. E ci sentiamo alla prossima. Va bene, arrivederci a tutti gli italiani. Io amo l'Italia e amo tutti gli italiani. Fate le cose per bene, anche l'Italia ha bisogno di avere uno Stato forte è economicamente eh, capace di, di sopportarsi e di dettare i suoi programmi europei. Arrivederci a tutti gli italiani. Ciao, ciao. Ecco un altro famoso italiano, italo-americano, ciao, qua ciao. in America. Ciao. Come ti chiami? Italo. Benissimo, Italo. La prima do... Ho tre domande facili, eh? solo tre domande. La prima domanda è, Hillary o Trump e perché? Beh, per me... È... Non darei mai il voto a Trump perché è un po' troppo sballato. Perfetto. E quindi, ma tu sai che Hillary quello che vuole fare è continuare la, la politica di Obama, no? Quindi, secondo te va bene oppure preferisci che ci sia un miglioramento? Per, per me, seguire l'affare di, 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 di Obama per me non è sbagliato perché quegli altri avversari sono peggio. Di, sono peggio. Allora io sono per, per Hillary. Meglio Hillary. Ok. E tu sai che in Italia Trump viene visto come una persona pericolosa perché vuole avvicinarsi alla Russia di Putin e vuole insomma mh, collaborare con loro. Tu vedi... come com, com com vedi i russi? Li vedi come dei nemici o...? Eh, io la vedo così. Che lui è, può fare tante cose che, che non mai pensi. Io credo che sarà meglio per votare per Clinton, per Hillary. Hillary. Hillary, perfetto, grazie e ci sentiamo. Grazie, tante belle cose. Qua abbiamo un campione mondiale, giusto? Non tanto, ma ho giocato parecchi mondiali, sì. Volevo farti solo tre semplici domande per quanto riguarda quello che veramente gli italoamericani pensano qua in America, no? quindi senza filtri puoi dire quello che vuoi ehm, al pubblico italiano che ti sta ascoltando in questo momento. Eh, tu cosa ne pensi, Hillary oppure Trump e, e perché? Beh, nessuno dei due è buono davvero, e uno deve scegliere quello che crede che è meno... Peggio. Peggiore che, che l'altro. Io preferisco a Trump perché ha il, 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 il background, come dicono gli americani, dell'economia. E allora almeno i democratici e anche i repubblicani ci hanno portato a una situazione eh, che è disastrosa economicamente e che è lo stesso che succede in Europa, in Giappone. Giappone, Giappone. E, tut e, e tutto il mondo. Esatto, ecco ma ad esempio la Hillary eh, lei continuerà sicuramente se fosse eletta le stesse politiche di Obama. Tu pensi che questa sia una linea che va bene oppure pensi che ci vorrebbe qualcosa di nuovo? Qualche miglioramento? No, linea? la linea di Obama è stata un disastro, si, si è do doppiato la, 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 il debito nazionale e quello ci porterà alla rovina prima o tardi. Certo, e quindi però Trump in Europa viene visto come una persona pericolosa perché vuole avvicinarsi ai russi di Putin e quindi eh, tu com'è che li vedi eh, i russi? Li vedi come dei nemici? Che, che idee hai? No, guarda, in questo momento io credo che non ci può essere più nemici mortali nel mondo per il pericolo atomico, come sappiamo. E non credo che Trump sia stupido, perché è un uomo molto intelligente, sebbene io non sono d'accordo in tutto con lui, ma credo che lo farà meglio, e non credo che cerchi di fare una guerra o qualunque cosa. E purtroppo non ci piace neanche Russia molto, sono sicuro. Perfetto, basta, è tutto qui. Ti ringrazio tantissimo. Eh, tu sei un dottore. Sì. Quindi, ragazzi, qua gli italiani hanno avuto anche successo e hanno la loro opinione che condividono con noi. Quindi, magari in futuro ci faremo qualche altra intervista. Grazie a tante. Ciao, auguri. Ciao Italia.